C'era, e non c'era una volta, un elefante, che un giorno fu portato in un salone ampio e buio. Nell'oscurità non si capiva di cosa si trattasse, poiché le forme del pachiderma non si vedevano chiaramente a occhio nudo. Quattro persone entrarono nella stanza. Erano quattro eruditi invitati dal padrone di casa. L'uomo conosceva bene la reputazione di tutti e quattro. Sapeva che erano grandi studiosi. Per questo aveva deciso di sottoporli a una prova. Avrebbero scoperto che si trattava di un elefante nonostante l'oscurità? Vediamo se sono veramente così saggi come dicono, o se la conoscenza che si attribuiscono è solo immaginaria, pensava fra sé e l'uomo. Nel salone era buio pesto e gli studiosi riuscivano malapena a camminare. Ciascuno di loro toccò una parte dell'animale. Il primo un orecchio e disse che si trattava di un ventaglio, il secondo una zampa e la scambiò per una colonna. Il terzo toccò il dorso e disse che era un trono di incredibile grandezza. L'ultimo del gruppo, che era anche il più saggio, si avvicinò all'elefante e ne accarezzò il corpo ruvido e imponente. Voi dite che è un ventaglio, una colonna o un trono? Io stavo per dire, è un... ma mi trattengo, perché a questo punto non ci capisco più nulla. Il padrone di casa convocò gli eruditi e disse loro: non siete riusciti a scoprire che era un elefante, ma mi avete ugualmente impartito una preziosa lezione, perché la verità può avere molte forme e comprenderla non è sempre una cosa semplice.